Io mi sono trovato con 517 euro in meno, senza sapere niente. Se me li trattenevano un pochino alla volta, a me me li andati un po' alla volta, me li trattenevano un pochino alla volta. Renato Martinelli, 71 anni, di Milano. Lui è uno dei tanti pensionati che si sono visti decurtare l'assegno di marzo per un conguaglio fiscale relativo al 2016. Tutto secondo la legge, specifica l'INPS. Peccato che di questa trattenuta non sia stata data alcuna comunicazione. Le pare possibile che su una pensione di 1200 euro nette mi vengono tolte 517 euro? Con lì tutto d'un botto, senza dirmi niente. Ho fatto l'estratto conto per sapere quanto avevo in banca, quanto mi era stato versato, e lì mi sono accorto che invece di trovarmi 1200 erotti euro me ne sono trovati 700. Questa trattenuta viene fatta per pensioni superiori ai 18.000 euro lordi l'anno in una volta sola. Non parliamo di 20-50 euro, quando parliamo di 500 euro su una pensione di 1000 significa quasi il 50%. Possono essere dovute o possono essere frutto di un errore, ma la cosa fondamentale è che l'INPS, prima di fare una trattenuta sulla mia pensione, deve avvisarmi. E noi all'INPS siamo andati a chiedere conto proprio delle modalità di questo prelievo. Il fisco vuole i soldi tutti e subito, non è un debito INPS, è un debito fiscale. Non gliene frega niente se poi uno per mese non prende nulla, perché può capitare anche di andare a zero, ma il fisco li vuole tutti subito. A sapere che mi venivano a mancare questi soldi, uno poteva anche gestirsi i mesi precedenti, quello che era. Io mi sono guardato in faccia e ho detto, ma io cosa mangio questo mese? Io pago l'affitto ogni tre mesi, 1633 euro, il telefono. What is this? It's kind of like... Questa è la bolletta della luce. Oh, my body starts to... E questo qui è il gas. C'ho da tirare fuori come minimo 700 euro al mese. E io il mese di marzo ho percepito 730 euro. Quindi è rimasto a zero? A niente. Per fortuna che mi ha aiutato mia figlia a pagare l'affitto, che se no io non avrei potuto neanche pagare l'affitto. E se non l'avesse avuta questa figlia? Facevo la fame o mi trovavo in mezzo alla strada o davo l'infia e gli chiedevo di darmi un posto da dormire.